Come ogni anno, nel castello dei duchi di Via Cambise si festeggiava l'avvento della primavera. Ma questo era un anno particolarmente felice. Pochi mesi prima il giovane duca Filippo si era sposato con la bellissima Christine, figlia di un umile pescatore. Perché nella torre c'è il fantasma della duchessa di Bricondi. Davvero? C'è chi l'ha visto? Lo sanno tutti, è stata sepolta viva lì dentro da suo marito. E perché? Perché aveva fatto non so che cosa. E poi il duca ha capito che era innocente, è andato a liberarla ed era morta, c'era rimasto solo il suo fantasma. Da 100 anni, nelle notti d'inverno, si sente il fantasma che grida e chiama. Comincia la gara, corriamo! Morel, mostrate a tutti il campione. Il vincitore l'avrà in premio. Tu no, Gary, la tua salute non te lo permette ancora. Ti scongiuro, Filippo, lasciami partecipare. Ci tieni tanto? Grazie. E tu, Ferdinand, non vieni a tenere alto il nome della famiglia? E se gli altri saranno eliminati, resteremo di fronte tu e io, due fratelli nemici? Rivali in gioco, dovevi dire. Nemici mai. A corte anche l'allegria è diversa, frenetica. Qui invece va dritto al cuore. Io la posso apprezzare solo grazie alla tua amicizia. Senza di te gli amici di Filippo mi guarderebbero ancora dall'alto in basso. Sono state le tue qualità a conquistarli, senza l'aiuto di nessuno. Vieni con noi, Odette, non statene in disparte. Odette è la figlia del nostro intendente. La sua grande passione è la musica. Io passo delle ore ad ascoltarla suonare. Prima della mia partenza farebbe molto piacere anche a me sentirla. Sarà un onore per me, principessa. Certo, ormai nessuno direbbe che la nostra Odette sia la figlia di un pescatore. Ma sposandola, Philippe ha fatto torto al suo sangue. Il più puro di Francia. Troppo puro, direi. Gaël ha il corpo di un malato e Ferdinand di un malato ha gli occhi. Anche i terreni migliori vanno concimati. Forse hai ragione, ma se non fosse per Dominique de Fontenoy, oggi non sarei qui. Oh, l'odore di pesce mi disturba. Ah, chi lo dici? Thank you.
Contadino deve dare al suo signore, non ricevere. Se dipendesse da me... Mio caro Ferdinand, temo che i tempi stiano cambiando. Personalmente credo di essere più d'accordo con Philippe che con voi. Già, come tutti. Sarete dei nostri alla partita di caccia domani? No. Per me sono passati gli anni. Troppi per poter gareggiare con dei giovani come voi. Stato il miglior amico di mio padre. E noi tutti vi dobbiamo molta gratitudine. Scusatemi, dite pure, Gael. Io vorrei che voi mi concedeste di sperare che un giorno accondiscenderete a darmi la mano di vostra figlia. Quando sarà il momento, lascerò che sia lei a decidere sul suo futuro. Monsignore, è il minimo che possa concederle per tutte le gioie che mi dà. Sei bravissimo, Ben. Grazie. La signora duchessa monterà belle rocconte e la principessa di Fontenoy li dorme. Intesi? Attento tu, eh? Primavera. Hanno
fermarla. Via, via! Ella! Aiutatemi! Amore. Ah, allora l'hai ritrovato. Sì, era in fondo alla valle. Guardate, è ferito. E sotto il peso della duchessa il cavallo soffriva. Cosa vuoi dire? Secondo me è un colpo di pugnale. Qualcuno ha voluto farlo impazzire. Sei un imbecille. Lo avrai ferito tu sellando. Chi può volere la morte della duchessa? Non è niente, niente di grave, solo qualche piccola ammaccatura. La duchessa è salva. E anche il bambino. Il bambino? Ma quale bambino? Come, non lo sapevate? Questa è una primizia. Volevo esserne sicura, amore, prima di dirtelo. E adesso lo sai. Dio, per un attimo ho temuto di perderti. Dio è tanto buono e non ha voluto separarti. Cristina, io non sapevo che si potesse essere così felici. È una gioia per me. Li ho fatti nascere tutti io, i signori di De Cambis. Felicità. Vi prego di scusarmi. Questa notizia sarebbe stata... Devo parlarti. Anch'io, Ferdinando. Il primo nipotino. Il bagno ti distenderà. Sei molto gentile, ho detto. Sono molto felice per te. Spero che anche tu possa trovare un giorno lo sposo che ti faccia felice, che ti rivelerà l'amore e la vita. Ecco il sapone, duchessa. Grazie. Io l'ho già scelto il mio sposo. Sei l'unica al mondo a saperlo. Ed è lui che ha scelto me. Appena sarò maggiorenne, prenderò i voti ed entrerò in convento per dedicare a Dio la mia vita. Mi mancherai molto, Dominique. È una cosa che sai soltanto tu. Mi raccomando, non voglio dare un dolore a mio padre prima del tempo. Com'è l'acqua? Va bene. Ti senti meglio adesso? Sì. Sono stata molto felice di averti qui al castello, Dominique. La gioia è stata mia, Christine. Credi, mi dispiace molto lasciarti, ma dobbiamo proprio tornare a casa ora. Ti scriverò, ma... Promettimi di rispondere. Te lo prometto, vedrai. Addio. E non montare più a cavallo. A presto, figliuola. Fai buon viaggio, Dominique. Grazie. Addio. Addio. Principessa, io... Addio, Gael. Ho passato dei giorni bellissimi. Questo regalo.
È il futuro duca di Cambis che te lo manda, con tutto il nostro amore. Philip, tu mi rendi la vita troppo bella e troppo facile. Ma io ti amo, Christine, ti amo! Matto, ma vuoi che ci sentano? Sì, esattamente, voglio che tutti sappiano quanto ti amo. Allora, devi promettermi un altro regalo. Chiedimi il mondo e lo avrai. Non voglio tanto, ma questa collana vorrei... Quando vedo i nostri contadini così poveri, come ero io una volta, Filippo, vorrei aiutarli. Ci porterà fortuna, ne sono sicura. Sì, ma la collana è tua, è per te. Ti prometto che mi occuperò anche dei tuoi amici poveri, va bene, amore? Così pochi? Mia moglie non può lavorare purtroppo e non posso dare di più. Grande S, le tue faccende private non ci interessano. Cos'è tua moglie? Aspetta un altro figlio e deve stare riposata. Verserai i soldi un'altra volta, Grande S. Riprendi anche quelli. Grazie. Grazie. Ti sei fatto male? No. Perché piangi allora? Il mio padrone mi picchierà se saprà che ho consegnato dei coltelli sporchi al castello. Dai, non fare lo sciocco, è stata colpa mia. Ma no, adesso Beth porterà i tuoi coltelli in cucina e così tutto sarà a posto, eh? Come ti chiami? Dani. Ecco, tieni. Questo è per te. Per consolarti del tuo piccolo spavento. Potrai ricavarne almeno 10 ducati, sai? E comprarti tanti vestiti nuovi. È la più bella cosa della mia vita. Non lo venderò neanche se dovessi morire di fame. Adesso vai. Addio. Addio, Dani. Christine. Ah, siete voi. Ho bisogno del vostro aiuto. Fare qualcosa per voi sarà una gioia, Gael. C'è una giovane dama, bellissima, che riempie i miei sogni. Se io non riesco a tenere la sua mano, io credo che morirò. Mio povero Gael, chi è questa bellissima, questa visitatrice dei sogni? E che cosa si può fare per ridarvi un po' di allegria? Intercedere per me presso di lei. È la vostra più cara amica. Dominique de Fontenoy. Gael, io vi amo come si può amare un fratello. Ma per quanto mi rattristi immensamente, devo dirvi, dimenticate la principessa de Fontenoy. Ma perché? Ama un altro? No, non è questo. Allora perché non potete intercedere per me presso di lei? Sarebbe inutile. Christine, io non vi chiedo. Vi prego, non insistete. Risparmiatemi una risposta che non posso darvi. Voi mi odiate. Gael. E così ti ha negato il suo aiuto. Ascoltami. Devi andare tu dal principe di Fontenoy. Voglio sapere perché Dominique dovrebbe rifiutare di sposarmi. Forse le ragioni di un rifiuto potresti immaginarle da solo. Voglio la verità, capisci? Tu puoi saperla. E va bene, a te non ho mai negato niente. Andrò io al castello del Fontenoy. Oggi stesso, ti prego. Sapevo di trovarvi. Non serve che mi derubiate. Sono venuto apposta per portarvi questa borsa di denaro.
Questo è soltanto un anticipo. Se farete come vi dico. Eccellenza. Lascia stare, vai pure a dormire. Hai fatto presto, Ferdinand. Ho volato come il vento. Allora? Avrei fatto meglio a non andare. Hai parlato con il principe? Ti sei voluto esporre a un'umiliazione. Ti voglio troppo bene per compiangerti. Non sarai suo genero. Ma come osa respingere un De Cambis? Non sei tu ad essere respinto. Non sono io. E chi allora? Avanti. Parla. Ma ancora non l'hai capito. L'ostacolo che si frappone fra te e Dominique è Christine. Christine? Ma come pretendi che Fontenoy voglia imparentarsi con gente che ha mescolato il proprio sangue con del sangue plebeo? E come pretendi di diventare genero di un principe, tu, cadetto di un fratello che si è lasciato incantare da una sgualdrinella? Così questa donna non solo ha sporcato il nome dei De Cambis, ma ha anche rovinato il mio avvenire. Il nostro avvenire, Gael. Dimentichi che Christine aspetta un figlio da Philippe e che sarà lui, quel sangue bastardo, l'unico e legittimo erede del patrimonio di casa nostra. Per noi non ci sarà più niente. Non ci resterà che vivere all'ombra di questo disonore. O seguire la tradizione e rinchiuderci tu in un convento e io in una caserma. Avevo ragione a non amarla, quell'intrigante. Ora sì che la odierò. No, Gael. No, tu non sai odiare. Io sì. Chiunque si fosse trovato sul mio cammino sarebbe stato spazzato via senza rimpianti. L'odio mi avrebbe indicato la strada da prendere, la punizione da scegliere. Io vorrei il sangue per le lacrime e la vita per un'offesa. Ma tu dimenticherai, Gael. Non voglio dimenticare, Ferdinand. Voglio vendicarmi. Vendicarmi. Un modo ci sarebbe per vendicarti e ottenere la mano di Dominique. E quale? Uccidere Christine. Di sangue. Non diventerò mai un assassino. Non voglio morire di morte violenta. Sta calmo, Gael. Perché non ne parliamo? Grazie al cielo non ha preso dal padre, anche se non pensate ad altro che a riempirvi le tasche, proprio come un vero principe. Lo faccio solo per lei, perché possa avere quello che non ho dato a sua madre. Un giorno, Odette sarà una padrona. Me lo auguro. I miei complimenti, Odette. Si può suonare con più gusto e più grazia.
È dunque alla musica di mia figlia che debbo l'onore della vostra visita? Ma prego, accomodatevi. In verità siamo qui per parlare con voi, Morel. Di una faccenda molto riservata. Salutate, andate a letto voi. Ma non state in piedi. Su, presto. A dormire. Buonanotte. Abbiamo bisogno dell'aiuto di un uomo fidato. Di un amico come siete voi, Morel. Sono lusingato della vostra fiducia, don Ferdinando. Buonanotte, papà. Buonanotte, amore mio. Signori. Allora, caro Morel, veniamo al nostro piccolo affare. Ho visto che amate molto vostra figlia. Io sono certo che se riusciremo ad accordarci, la sua dote potrà crescere notevolmente. La gente dice che vi state arricchendo alle nostre spalle, ma anche se è vero, non ci interessa. Oggi mio fratello e io vogliamo solo trovare un'intesa con voi, un'intesa che ci legherà per sempre. Ha ragione tuo padre, Odette. Sembri davvero la figlia di un principe. Hai visto come ti ha guardato Don Ferdinand? Non mi sorprenderebbe se un giorno o l'altro ti chiedesse in moglie. Nani, cosa dici? Non ci sarebbe niente di strano. Il duca Filippo non ha forse sposato la figlia di un pescatore? Insomma, smettila, che ti prende stasera? Oh, non fare la misteriosa con me. Credi che non mi sia accorta di come anche tu guardavi Don Ferdinand? Allora, amore, siete d'accordo? Se il duca Filippo venisse a scoprirlo. E come potrebbe? A conoscere la verità saremo soltanto noi tre. E penso che nessuno di noi abbia interesse a parlare. Non credete? C'è il problema della serratura. La chiave della torre non esiste più. Farete un calco di cera, da quello vi sarà facile ricavare una nuova chiave. D'accordo, signori. Ma se mi promettete le terre a nord della valle? Chiedete molto, Morel. Voi mi chiedete un delitto. Va bene, l'avrete. Quando dovremo agire? Domani. Dopo che nostro fratello sarà partito. Noi abbiamo finito, padrone. Questa è mia. Ce ne andiamo. Buonasera, signor intendente. Come mai vi siete disturbato di persona? È un onore per me. In cosa posso servirvi? Siete capaci di ricavare una chiave da questo calco? Cosa fate ancora lì? Levatevi dai piedi. È una chiave antica e molto complicata. Pago in anticipo. Ma il lavoro deve essere eseguito immediatamente. Ho bisogno della chiave per domani. Avete bisogno d'altro, duchessa? No, grazie. Voglio solo il mio infuso. Subito. Lascialo pure lì. Buonanotte, signora duchessa. Buonanotte, Giuseppe. Oh. Sei tu? Perché mi fai paura? Non sapevi d'aver sposato un mostro? Cosa c'è?
Perché così triste? Non partire, non lasciarmi sola. Non sono tranquilla. Ho come un presentimento. Un presentimento? Ci sono Ferdinand e Gaella a vegliare su di te. E io partirò con una buona scorta. Non ci può succedere niente. Vorresti che trascurassi i miei doveri? Cosa dovrei dire a Parigi? Che non vado perché mia moglie ha dei brutti presentimenti. Ma che fai? Stavi partendo senza salutarmi. Volevo evitare il momento della separazione. È difficile anche per me. Torna presto. Neanche il re riuscirebbe a trattenermi lontano da te più di una settimana. Per me una settimana sarà l'eternità. E non preoccuparti. Abbi cura di te e di François. Chi è François? È nostro figlio, Christine! Mi piacerebbe che uno di voi domani mi accompagnasse a visitare le terre oltre il fiume. Gael, come? Scusatemi, non ascoltavo. Cosa avete, Gael? Come vorrei vedervi più sereno. Soffre di solitudine. Il nostro pensieroso fratello è ancora un ragazzo bisognoso d'affetto. Vorrei tanto poter fare qualcosa per aiutarvi. Prima o poi in un certo modo lo farete. Ne sono sicuro. Cerca di stare più attento, Gael. Sei troppo nervoso. Che è successo? Spiegati per Dio!
signora duchessa! L'ho trovata così! Oddio! Chiamate il dottore, presto! Mi dispiace, signore. Non c'è più niente da fare. La signora di De Cambis è morta. No. Vi prego, dottore, guardatela. Provate ancora. Forse vi siete sbagliato, può succedere a tutti. Fate un miracolo, ma salvatela. Purtroppo gli uomini non fanno miracoli. L'esame non lascia alcun dubbio. Il freddo è giunto all'estremità. Il respiro non appanna il cristallo e gli occhi non reagiscono alla luce. Ma come può essere morta così all'improvviso? Chi può dirlo? Sembra morta serenamente, senza crisi e si direbbe anche senza dolore. Non resta che accettare il destino. Fate parare il castello a lutto. Il cuore ha ripreso a battere. Sì, Gael, ma avremmo dovuto ucciderla invece. No, questo no, faremo tutto come è stato deciso. Me l'hai promesso. Lo sai che se un De Cambis si macchia del sangue di un suo familiare, muore di morte violenta. Ma che dici? È una superstizione, comunque manterrò la mia promessa. Sbrighiamoci. Ecco Morel. Allora, avete portato tutto? Tutto. Anche la chiave.
ab omni vinculo delictorum, di resurrectionis gloria inter sanctus intellectus tuos resuscitati respirent, per domine nostro. Jesus Domine, pro tua pietà, miserere anime, famo, cammini. Il sacrificio squadra Jesus Domine, anime parle tue, tutti i cammini, a peccati sono intersecuati, e vivo cattivo le mani tre cammini. In vene a questo nus domine, anime famule tue, restinte cambisto. Signore, se vogliamo accamparci al vecchio mulino, ci conviene tagliare subito attraverso il bosco. Non sei sposato tu, John? Sì, signor Duca. E tua moglie non ti sta forse aspettando? Certamente no. E allora cavalcheremo tutta la notte e faremo felici le nostre spose arrivando prima del previsto. Ma io, signore, non sono sposato. Non mi aspetta nessuno. Ti sbagli, Rolanti. Aspettano 10 luigi d'oro. Ti compenseranno della fatica. Ha!
Chi siete? Vi prego, aiutatemi! Rispondete! Chi siete? Abbiate pietà! Aiutatemi, vi prego! Non andate via! Non lasciatemi chiusa qui! Oh, vi scongiuro! Morel! Io vi ringrazio! Allora siete qui per salvarmi! No, signora. Ho solo l'ordine di tenervi in vita. Dovete mangiare, sono due giorni che non toccate cibo. Morel, non riesco a credere. Ma cosa vi ho fatto di male? Eseguo soltanto degli ordini. Ma gli ordini di chi? Sono stati i miei cognati. Sono loro che mi hanno rinchiusa qua dentro. Non posso parlare. Ascoltate. Morel, se non vi basta la stima che mio marito ha per voi e il bene che io voglio a vostra figlia, prendete intanto questa collana. Liberatemi. Vi prometto che Luca non saprà mai niente della vostra parte in questa congiura. Vi ricompenserà, anzi, per avermi salvata. Sapete quanto è generoso. Non avrei scampo. I vostri persecutori mi ucciderebbero. Lascerò morire, sarà colpa vostra. No, voi vivrete. Dovete vivere per vostro figlio. Ditemi almeno la lanterna. Non lasciatemi solo con questo buio. Non posso. Qualcuno di lontano potrebbe scorgere la luce. Che significa questo lutto? Dov'è Christine? Perché non mi è venuta incontro? Avanti, parla! È accaduta qualche disgrazia. Gael! Calmati, Philippe. Chiedi conforto a Dio, solo lui può aiutarti. Misericordioso, mi ha dato la felicità per togliermela. Mi ha salvato la vita.